Amanti della buona cucina, bentornati qui nella Cucina per Tutti con me, Chef Fabio, per un nuovo appuntamento. Spero stiate bene. Oggi ci concentriamo in questa videoricetta, in questo tutorial, a preparare un grande classico della cucina italiana, insomma un po' anche europea ormai, ovvero un bel filetto al pepe verde. L'avete mai preparato? Beh, se non è così, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Questi sono gli ingredienti che ci serviranno: 450 g di filetto di manzo, 30 g di burro, 40 g di senape di Digione, oppure la senape normale va benissimo, 25 g di pepe verde in grani in salamoia, 200 ml di panna, un pochino di farina, sale, olio e pepe. Mettiamoci al lavoro. Per prima cosa ci occupiamo del filetto. Innanzitutto io vi consiglio di prendere almeno un filetto di due dita. Qui con me ho dello spago, vado a fare un giro intorno alla carne in questo modo e vado a creare un piccolo nodo, come vedete. Dopo aver infarinato la carne, prendiamo una padella abbastanza capiente, accendiamo il fuoco e andiamo a mettere un goccino d'olio, il burro, attendiamo che si sciolga e poi possiamo andare a mettere la carne. Siccome la ricetta base prevede l'uso del burro chiarificato, che io in questo momento non ho, utilizzo l'olio per alzare il punto di fumo. Ecco, allora, come vedete, il burro si è sciolto insieme all'olio, quindi vado a prendere la carne e la metto in padella. Lasciamo andare la carne così per circa 2-3 minuti per lato, poi la andremo a girare. Però mi raccomando, non andiamo a utilizzare una forchetta oppure una pinza d'acciaio fine come in questo modo, perché andremo a bucare la carne. Utilizzeremo, come faccio io, una pinza di legno che è grossa e quindi ci permetterà di preservare all'interno della carne i liquidi che ci serviranno per renderla più succosa e più buona al palato. Ok, possiamo girare. Mettiamo sopra un po' di sale ed un po' di pepe nero. Ora che anche l'altra parte si è ben crostigliata e ha formato una bella crosticina, facciamo una cosa. Io mi sono dimenticato prima negli ingredienti di mettere un bicchierino di brandy. Questo servirà ad andare a insaporire ancora di più la carne. Quindi vado a mettere il brandy e gli faccio fare il flambé. Come vedete era talmente poco che l'alcol è evaporato subito. Quindi lasciamo che la carne si impregni piacevolmente di questo liquore e possiamo andare a mettere poi tutti gli altri ingredienti. Ok, è arrivato il momento di mettere la senape, il pepe verde e la panna. Giriamo bene affinché tutti gli ingredienti si vanno ad insaporire, si vanno a mischiare. Lasciamo andare la carne ad insaporirsi insieme agli ingredienti che abbiamo appena messo per circa un minuto per lato. Poi la mettiamo in un piatto, la lasciamo riposare e facciamo rapprendere, facciamo restringere il nostro sughetto. Bene, ho spento il fuoco, il sughetto si è ben ristretto, andiamo ad impiattare. Io mi sono preparato questo bel piatto. Per prima cosa andiamo a prendere il filetto, togliamo lo spago. Mettiamo il sughetto. Personalmente amo mettere anche un pochino di pepe nero intorno. Non ci resta che assaggiarlo. Preparazione veloce, preparazione semplice, ma il piatto è davvero bello. Bisogna andare a vedere anche se è buono però. Allora venite, venite, avvicinatevi, avvicinatevi. Andiamo a vedere se si è cotta per bene al sangue. Facciamo un bel taglio con un bel coltello. Vediamo un po' com'è venuto. Ragazzi, perfetto! Bisogna assaggiarlo ora, perché altrimenti non si può sapere se è venuto buono. Sentiamo un po', sentiamo un po'. Prendiamo un pochino di sughettino con la senape, la panna. Buona! Buonissimo. E ragazzi, ogni volta vado a fare la prova dell'assaggio, chiudere il video.
Però non posso perché devo farvi vedere com'è venuto. Vabbè. Insomma, fatemi sapere se vi siete divertiti a preparare insieme a me questo classico secondo. E ci vediamo alla prossima videoricetta, ragazzi. Ciao ciao!